Allora, intanto volevo presentarvi una bellezza futura nocetana, la ragazza fidanzata di Gianmarco Pulli, giocatore e allenatore fondamentale. Per il resto voglio ringraziare Gino, Aldo, Angelo e Scotch, formidabili e veramente unici quest'anno. Per aiutarmi in tutte le situazioni più o meno difficili sono stati perfetti e quindi questa promozione è grazie soprattutto al merito loro e a quello dei ragazzi. Io sono quello che poi li ho messi solamente in campo e basta, mi merita loro. Allora Leo, noi ti facciamo i complimenti perché hai saputo tenere stretto un gruppo formato da giovani, meno giovani e giovanissimi. E tutti si sono amalgamati tra di loro. Cosa gli hai detto? Dopo sono geloso e ai ragazzi. Allora vedete. Adesso io farei. Io adesso intervisterei. Assistant coach. Il Giorgio Pulli. Il futuro assistant coach della rugby. Perché noi ne abbiamo. Finché non arriviamo a 10 non siamo. Noi ne vogliamo 10 come te. Allora Carlotta, di, sì. Fin quando gli concedi il permesso di calcare i campi? Dai. Comanda lei, io. Dai, ancora tutto, tutto nelle sue mani. Qualche anno. Anche perché se lo tieni in casa ti invecchia tutto in un attimo. Dai. Diventa triste, gli viene l'arterio, gli vengono tutte. Adesso, allora, adesso non decidiamo niente. Ci godiamo la promozione, ci godiamo la Serie A meritata dopo un anno incredibile. Io ringrazio tutti i ragazzi della squadra, tutta la società che sono stati, mi hanno dato fiducia a darmi un ruolo abbastanza importante. È importantissimo. Mi sono contento di com'è andata. Grazie a tutti. Grazie a te Gianni e alla Carlotta che l'ha lasciato. Che mi ha sopportato perché tutte le sere dopo gli allenamenti. Effettivamente, dopo le partite. È un impegno avere un marito ancora impegnato nella. No, 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 quello no, però lo un compagno mia moglie, sì. Lo sa mia moglie, okay. Beh, marito, compagno. Non stiamo a sottilizzare. Okay. Se dorme a casa tua, finché dorme lì. Non sono io, è un altro. Va bene, Ceto. Mattia, hai profuso il tuo ultimo sforzo per riportare il Noceto in Serie A? Sì, ho fatto. E cosa fai adesso? Adesso per esigenze lavorative, opportunità lavorative, torno a Verona. Lasciando. Il mio obiettivo era lasciare Noceto dove l'ho trovato, in Serie A. Grande. Sono cazzi vostri. Con tutti questi ragazzi, con tutto questo paese che continua a seguire questo sport nonostante noi gli facciamo penare ogni domenica. Volevo ringraziare tutta la Rugby Noceto, tutto il paese, tutti quelli che mi hanno accolto qui e che ci sono stati vicini come squadra e come persone. Grazie. Vabbè, siamo noi che ringraziamo te per aver avuto fiducia nella società e nella tua formazione e futuro. Speriamo tu possa raggiungere i successi che ti hai avuto a Noceto nel campo professionale, sportivo, e mi raccomando, nel campo sportivo difficile, porta sempre dei bambini a giocare a rugby, è sì. Quello l'obiettivo futuro, che è il futuro di tutti noi. Noceto rimarrà comunque un esempio per me, grazie. Tu porterai sempre il Don Chisciotte nel tuo cuore, sì. Siamo convinti. Sempre, grazie. Grande, mille. Grazie. Ciao a tutti. Va. Allora, grande meme, per l'ennesima volta hai dimostrato di avere un cuore il triplo degli altri, hai salvato durante una pericolosissima azione quella che poteva essere la loro meta della vittoria e ci hai portato invece noi alla vittoria. Qual è il tuo segreto, meme? Non ho, il segreto è di continuare a divertirsi giocando a rugby e il segreto è, non segreto è il gruppo e la squadra. Noceto da sempre ha dimostrato attaccamento alla maglia, anche i più giovani sono adattati subito, hanno messo le palle, il cuore per portare a casa questa partita. Devo fare veramente complimenti a tutti perché è incredibile. Poi il pubblico, cosa posso dire, è stato incredibile, te, Gineto, Claudione che ci ha sempre seguito tutto l'anno. Incredibile, non si può volere di più, era il giusto coronamento di una stagione vissuta sempre a mille e che ce la siamo meritata sul campo. Allora, questi giovani, parlo di questi e giovani, questi che giovani, c'hanno le palle. Diamo! Sono c'hanno le palle. A inserirsi nel migliore dei modi in un gruppo che, devo dire la verità, è sempre stato un po' esclusivo perché sì. Ci hanno sempre considerato noi Don Chisciottani un po' titubanti nell'accettare
nell'accettare e nel fare inserire dei giovani. Però quest'anno devo dire grazie ai meno giovani e soprattutto allo staff tecnico, vi siete riusciti ad inserire tutti meravigliosamente, rendendovi tutti indispensabili. È stata un'emozione bellissima, gente. Poi giocare con gente così forte, l'esperienza che ti tira avanti ogni allenamento. Meme è un ragazzo impressionante, Meme, Bombo, Giangio, Berto, ci hanno trascinato durante tutto l'anno. Ci hanno trascinato veramente anche nei momenti difficili, quando allenamento eravamo in me, in pochi, perché c'era brutto così. C'è gente che ci ha dato l'esempio come lui, che viene da lontano, da 40 minuti di macchina, eppure c'è sempre stato, anche il mercoledì in palestra. Sì, sono questi qua i ragazzi che ci hanno portato in Serie A. E loro sono adesso andiamo a festeggiare. Loro sono il motore, ragazzi, loro sono il motore. Mi raccomando, ragazzi, io so che tu alleni anche una squadra di bambini. Cosa gli dirai da domani in più? Qual è il tuo curriculum? Alle gradi. Superiore. E picchiarli tutti, come diceva. Gli dirò di rimanere concentrati, che bisogna continuare a crescere, perché noi siamo ancora in Serie A e dobbiamo puntare più in alto. Grande. Bravissimo. Grande Lolo. E adesso andiamo a festeggiare. Ce lo meritiamo, grande Gino. Lolo. Grazie, Gina, Gino. Luca. Andiamo! E tu che hai segnato la prima meta dell'incontro, che ha dato là tutta la squadra. La meta hai provato nel momento in cui hai schiacciato carico. Il pallone? Grande emozione, però abbiamo segnato tutti insieme, figa. Bravo. Ringrazio tutti per la promozione, da Meme, i più grandi e i più giovani, tutti grandi. Al presidente, agli allenatori, tutti, segretario, tutti. E a te, Ginetto, soprattutto. No, e Claudione, che ci segue da tutte le parti e ci dà tanta carica e tanta forza per andare avanti. E adesso continuiamo così. Siamo contentissimi. Andiamo a festeggiare, ragazzi. Allora, il grande Berso, ne ho arrivato a Noceto, ma uomo di grande esperienza. Di grande, ha saputo integrarsi perfettamente in un gruppo giovane, meno giovane e anziano. Qual è il tuo segreto, Berso, per riuscire a trovare ancora le motivazioni per aver disputato un campionato così buono? Diciamo che ho cominciato la stagione con un obiettivo, che era quello di recuperare la voglia di giocare. Sono venuto via da 2 anni difficili dove le motivazioni non ce n'erano tante, e sono stato accolto da un progetto e da persone che effettivamente mi hanno voluto e cercato. Sono contento, e l'unico dispiacere è aver scoperto Noceto troppo tardi. E ho giocato tante volte contro, mi domandavo come potesse una società così essere sempre ad alti livelli. Adesso l'ho capito, perché c'è un paese, una dirigenza, gente proprio che vive di rugby, ed è stato veramente un onore e un piacere poter vestire quella maglia qua. Grazie, Berto. Veramente, ringrazio veramente tutti. Noi speriamo che tu concluda e continui l'attività qui a Noceto, dedicandoti, sappiamo che ti sei dedicato anche all'insegnamento ai più giovani. Sì, ed è una cosa importantissima questa, che voi, diciamo, esperti riusciate a tramandare il vostro sapere, la vostra esperienza ai bambini, dai più piccoli ai più grandi. Sì, diciamo che uno cerca di fare quello che può. Io sono cresciuto, quello che so l'ho imparato sul campo, perché ben 20 anni fa ho cominciato a dare i primi calci al pallone in under 13, e comunque non c'era tutta la conoscenza che c'era adesso. Spero di poter insegnare un qualcosa, altrimenti mi troverò là con te a urlare forza Noceto una volta in più. Anche del sostegno dal fuori, dal campo. Grazie Berso. Grazie a voi. Ancora. Grazie mille. E quante volte l'hai visto quel famoso film, quell'ultima sporca meta? Imparato da quello, eh? Ne ho imparate da quello di Al Pacino, li ho visti tutti. Grande Berso. Grazie a voi. Allora, ragazzi, qua abbiamo parte della prima linea del rugby Noceto. Come vedete, in due sono messi male, uno un po' meno male, ma sono entrambi, come si dice, in terzi protagonisti della fortuna della rugby Noceto. Allora, iniziamo da Righi, che è quello che ne ha sofferto un po' di più. È stato operato, ma dai, adesso pian piano se ne comincia. Per entrare in Serie A? Non vedo l'ora. Adesso comincio subito a lavorare per arrivare alla perfetta forma. Adesso settembre no, però dai.
se non mi ricordo prima male, di Natale, prima di fatto male a Pesaro. A Pesaro, sì. L'unica partita che abbiamo perso è perché ci hai fatto male te. È un caso. È un caso, dai. Faccio il modesto, è un caso. E il grande Moro, che anche lui ha contribuito con tanta forza, perché gioca in prima linea, a spingere avanti la nostra squadra. Cosa ne pensi di questo campionato? Ti ha soddisfatto? Era ora, dico solo, era solo ora. Eri maturo. Eravamo tutti maturi. Va bene. E per il futuro cosa pensi di fare? Hai voglia di continuare o pensi... È dura, i giovani spingono adesso, eh? I giovani tipo il Cammo. Esatto. Il Cammo... Io sapevo che comincio. Fai una promessa. No, niente proclami, vedrete. Quest'estate... State con noi e vedrete. Va L'anno bene. Prossimo stesso pubblico in Serie A e vedrete. Solo questo. Va bene. Poi c'è, ragazzi, ce ne sono già di bravi, oh. E ora un pezzo della storia del rugby Noceto, il nostro grande team manager Aldo Menichelli, che è solo grazie a lui se non abbiamo mai avuto problemi di orari, di alloggio, di mangiare, di trasferimenti e di gestione dei campi. Aldo, cosa ne dici di questo campionato, di quest'annata? Secondo me abbiamo avuto un inizio molto blando, nel senso che nella parte iniziale del campionato non ci sono squadre a livello del Torino, erano squadre molto, a livello molto più basso. Nell'insieme di tutte le partite, forse questa è stata la terza o la quarta partita a un certo livello, e siamo riusciti comunque a dimostrare quello che volevamo e abbiamo vinto qua e là, sia a casa nostra sia a casa loro. Allora, pensi che l'anno prossimo lo staff tecnico sarà riconfermato in toto o ci sarà qualche cambiamento? Lo staff tecnico direi basta, direi che va bene così, chiaramente dobbiamo rinforzare la squadra. Va bene, e qualche nocetano di grande fama pensi che possa rientrare all'ovile? Dipende, se ne ha voglia. Noi li prendiamo, noi, comunque. Noi li accettiamo, e li aspettiamo. Ora qua da Noceto direi che è tutto. Tutto lo staff, i giocatori, la società vi ringrazia e vi rimanda alle partite di quest'altro anno che ci vedranno impegnati nel campionato di Serie A. Finalmente torneremo a giocare un derby col Colorno e vediamo ancora se il Don Chisciotte nocetano riuscirà a tenerci alti e a mantenere l'onore della nostra squadra. Un saluto a tutti, ringraziamo tutti e ciao. Ancora grazie a Claudio per l'ottima regia, supporto che ci ha consentito di potervi informare sui nostri accadimenti. Ciao a tutti e forza Noceto, e sulle mani siamo nocetani. Ale!